del fuoco morti e altri due gravemente feriti nell'esplosione per una fuga di gas a Catania. La prima scena che ho visto è stata quando sono uscito e vedere i ragazzi a terra. È stata una scena bruttissima. Sono tremati tutti i vetri qui del negozio. Mio marito è subito scappato per vedere cos'era successo. Ha visto praticamente un vigile del fuoco a terra, venuto con le mani in testa perché è successo un casino. Prima di emettere giudizi su come sono stati i comportamenti dei vigili del fuoco, fate attenzione, perché rischiamo di colpire due volte dei servitori dello Stato che hanno perduto la vita e che magari in modo assolutamente improprio sono stati accusati di leggerezza dal punto di vista professionale. Ho provato una sensazione incredibile, sembrava veramente di essere nel più cupo degli incubi, nel vedere quella sala, quella saletta tutta distrutta, con quell'odore terribile, e pensare che sino a qualche minuto prima c'erano lì due meravigliosi ragazzi e altri due e un altro che stavano facendo il loro dovere e hanno perso la vita in questo modo. Non dimenticherò mai queste scene. Io ho fatto il ministro dell'interno, sono stato vicino ai vigili del fuoco, voglio dire grazie a loro, a tutti i vigili del fuoco d'Italia, che con discrezione assoluta salvano le vite umane e meritano di avere da parte di tutti quanti noi una carezza e un grazie.